Sentono. Buongiorno, sono le ore 9.06, iniziamo con la seduta. Procedo con l'appello. Vecchio Francesca Romana. Presente. Alle ore Gino. Buongiorno, presente dalle 9 in presenza. Con Bartolelli giustifica, con giustifica. Giorgio. Presente. Bellassai Fulvio. Presente, buongiorno a tutti. Gagliardi Manuel, Buongiorno, presente dalle 9 in presenza, con giustifica, grazie. Pasetti Lava, Buongiorno, presente. Totillo Antonio, consigliere Totillo, ci sente? Dillo. Sì, eccomi, non riuscivo a smutarmi, scusate, presente. Caricato nella cartella c'è cioè il verbale in approvazione che è quello del 3 aprile. Verbale numero 13. Adesso lo metto in condivisione. Stato messo in condivisione stamattina o c'era già, Carmen? No, no, l'ho messo in condivisione stamattina, Ah, praticamente ecco, 20 minuti fa. ok. Grazie. Volete una copia del verbale poi per leggerlo? Allora, Francesca, lo vedi in condivisione? Sì. Ok, Commissione Sesta, Scuola, Cultura e Partecipazione. L'anno 2023, il giorno 3 del mese di aprile, alle 9, in videoconferenza su Teams, è stata convocata una riunione dell'intestata Commissione per discutere il seguente ordine del giorno. Approvazione verbale numero 723 del 20 febbraio 2023, Festival 9 da leggere 2023, interruzioni elettriche, Istituto Comprensivo Matteo Ricci, Scuola Primaria, prosecuzione iter istruttorio, esame posto e varie ed eventuali. La seduta apre alle ore 9.10. Sono presenti la Presidente Francesca Romana Vecchio, i consiglieri Alleori Bartolelli, Bellassai, Gagliardi, Sotillo. Partecipano alla seduta Presidente del Municipio 9 Eur, Consulta della Cultura, Direzione Tecnica, Dirigente, Vicepresidente e Vicepreside Matteo Ricci. La segretaria verbalizzante Carmen Giglio. Controllate se ci siete tra i presenti, perché magari non ci siete tra i presenti, però poi c'è un vostro intervento, quindi controllate. Adempimenti. Verificata la presenza del numero legale, la presidente dichiara aperta la seduta alle 9.10, regolarmente convocata alle 9, non essendo disponibile il verbale in approvazione, si procede con il secondo punto. Festival 9 da leggere 2023. La Presidente introduce l'argomento. La prima edizione del Festival si è tenuta l'anno scorso. Ha coinvolto molti autori, autrici e appassionati di lettura. Durante l'evento sono stati organizzati laboratori che hanno previsto anche un'interazione di adulti, ragazzi e bambini. L'intenzione dell'amministrazione è di ripetere l'esperienza per anche quest'anno. Concede la parola alla Presidente del Municipio. Interviene la Presidente del Municipio, sottolineando che il Municipio ha una vocazione sul tema, cioè sulla lettura e sulla letteratura, in quanto già ha ospitato ormai da più di 18 anni la fiera Più libri, più liberi, che viene svolta alla Nuvola e che ogni anno moltiplica peraltro la propria ampiezza di visitatori e visitatrici. Dopo la prima edizione del Festival 9 da leggere, si era deciso che diventasse un appuntamento strutturale. Quest'anno si è convenuto di poter creare un legame diretto con Più libri, più liberi, pensando alla creazione di un fuorisalone. Procede illustrando le modalità di svolgimento del festival che si terrà dal 14 al 17 settembre 2023 presso la Vaccheria come unico sito per dosare la contemporaneità e dare modo alla cittadinanza di partecipare al maggior numero di eventi e di evitare che ci sia il pubblico. È diviso in più luoghi, il pubblico è diviso in più luoghi. Il tema dovrebbe essere donne e lavoro, con interesse al centenario della nascita di Italo. No. Alle ore 9.20 entra in seduta la consigliera Pasetti, presente numero 7. Si è già iniziato, così come l'anno scorso, un'interlocuzione con le scuole. Ha fatto la decisione
istituti superiori e dirigenti si sono convenute le modalità e i tempi di partecipazione. Gli elaborati delle scuole dovranno arrivare entro l'inizio di settembre per consentire alla giuria appunto di valutarli e poi proporre una premiazione il giorno dell'inaugurazione del festival. Procede illustrando il programma delle giornate. La Presidente Vecchio chiede per quest'anno quale sarà il ruolo delle piccole librerie. La Presidente Di Salvo risponde che saranno coinvolte nella programmazione del festival. Interviene il consigliere Bellassai ritenendo molto interessante di rilievo la manifestazione e che la stessa venga ripetuta anche quest'anno. C'è scritto due volte venga. Chiede che tempi vi sono per la consegna e il ripristino del parco della Vaccheria, che dovrebbe essere anche parte del sito dove si svolgerà la manifestazione. La Presidente Di Salvo risponde che il Dipartimento ha confermato che il parco è già pronto e la consegna dovrebbe avvenire dopo Pasqua. Si sta lavorando per cercare di creare un passaggio pedonale che abbia accesso diretto dalla Vaccheria ai parcheggi di Roma 2. Interviene la consulta della cultura, complimentandosi per la scelta di celebrare il centenario di Italo Calvino, segnala, nel caso in cui si svolgesse qualcosa in piazza Grepax, che quest'anno è il ventennale della scomparsa del celebre fumettista. La Presidente Vecchio, al termine della discussione del punto, ringrazia e congeda gli ospiti intervenuti. Alle ore 9:43 la seduta è sospesa per una breve pausa. Alle ore 10:07 la seduta riapre, rispondono all'appello tutti i consiglieri. In attesa degli ospiti per la discussione del terzo punto all'ordine del giorno, si procede con un'inversione dell'ordine dei lavori. Esame posta, si dispone quanto segue. Protocollo CN 43042 del 29 marzo 2023 in evidenza. Si procede con ampio dibattito relativamente al consenso privacy e alla divulgazione di immagini e registrazioni da parte dei dipendenti. Si procede con il terzo punto, interruzioni elettriche Matteo Ricci scuola primaria, prosecuzione iter istruttorio. La Presidente introduce l'argomento il cui iter istruttorio è iniziato nella scorsa seduta di commissione. Interviene il dirigente della Matteo Ricci, procede con un excursus di quanto detto nella scorsa seduta di commissione. Interviene un referente della direzione tecnica confermando che trattasi di una problematica che va avanti da tempo. C'era stata richiesta al Dipartimento SIMU circa un anno fa per un aumento di corrente. Ogni volta che viene richiesto un aumento di corrente sta al municipio valutare la richiesta, perché lo stesso va giustificato rispetto alla messa a disposizione per l'istituto. Inerente alla relazione, si è rilevato che vi sono elettrodomestici non registrati o comunque di cui non si era a conoscenza. Questa è la lettura sullo stato dei luoghi, rilevati strumenti non specifici per la didattica. La loro installazione dovrebbe essere autorizzata a monte. Per i 12 scaldabagni nessuno vieta la loro installazione lì dove se ne crea l'esigenza. Bagni per disabili, cucina eccetera, ma il numero di 12 scaldabagni sono sembrati eccessivi. Stessa cosa vale per gli impianti di raffreddamento. La scuola è fornita per impianto termico di riscaldamento, ma non fornito di impianti per raffreddamento inseriti successivamente. Per fare una valutazione attenta su una fornitura insufficiente e con relativa richiesta di aumento di corrente, occorre tenere conto, tenerne conto è la stessa cosa per i distributori di snack e bevande. La Presidente ringrazia gli uffici tecnici per l'intervento e invita a fare sopralluoghi per constatare ulteriormente la necessità di aumento voltaggio richiesta dall'istituto. Interviene la vicepreside confermando quanto detto dal dirigente scolastico. La direzione tecnica sottolinea che non vi è alcun interesse a mettersi in contrapposizione con quanto richiesto dalla scuola. A tale riguardo suggerisce di partire con una bonifica di quanto non funzionante e successivamente di procedere con un'ulteriore verifica. Le apparecchiature presenti, anche se non funzionanti, potrebbero
comunque comportare dei problemi alla linea elettrica. In fase di sopralluogo si è provveduti a staccarli dalla corrente. Il dirigente ritiene inaccettabile che dopo 2 anni e mezzo venga detto che occorre una bonifica. Si rivolge agli organi politici per comprendere quanto tempo ancora occorre affinché la situazione venga ripristinata. La presidente precisa che gli organi politici devono, per avere chiara la situazione, come diceva il preside, devono, virgola, per avere chiara la situazione, come diceva il preside, si potrebbero capire in cosa consiste questa bonifica e il tempo per effettuarla, e anche quanto affermato dalla direzione tecnica sembra ragionevole e logico. Poi il fatto che ci siano passati anni, che siano passati anni, chiaramente significa che c'è stato un problema anche di comunicazione tra le parti. Interviene il consigliere Alleori ribadendo quanto già espresso nella scorsa seduta. Purtroppo non emerge alcuna chiarezza e non si è ancora compreso qual è il problema scatenante, se vi è un sovraccarico, una dispersione di corrente e quant'altro. La DT ribadisce che i tecnici hanno detto chiaramente che il distacco della corrente è dovuto a un sovraccarico. A loro risultano tutti collegati gli scaldabagni, così come i condizionatori. La scuola ha una concessione, 1 kW come a tutte le scuole, che basta per le attività. Ora occorre comprendere perché l'impianto vada in sovraccarico. Premette che sono passati anche questi anni perché si pensava ci fosse un guasto, quali ascensore, elettrodomestici, cucina, eccetera. Non è sempre semplice comprendere la causa del problema di un impianto. È stata chiesta anche la collaborazione della scuola per un monitoraggio interno. Il dirigente sottolinea che la scuola ha dato la massima disponibilità, sono stati fatti 4 sopralluoghi in cucina e anche nei bagni. Rimane un po' stupito, ricorda di aver rappresentato il problema per iscritto circa l'ufficio tecnico circa 50 volte. La direzione tecnica ricorda che la richiesta è stata fatta il 24 settembre 2021, il 25 gennaio da relazione veniamo a conoscenza di quanto rilevato. È chiaro che occorre rivalutare la situazione e capire se ci sono dei consumi impropri a monte. La vicepreside precisa che dal 25 gennaio le apparecchiature sono disattivate e il problema continua a persistere. Dal 2021 ad oggi si è dotata di apparecchiature tecnologiche per permettere la didattica a distanza, che comunque è stata compromessa da problema presentato. Il consigliere Bellassai manifesta profonda frustrazione nel dover assistere ripetutamente a delle sedute di commissione dove vengono sistematicamente presentate delle problematiche che per mancanza di attori non ricevono il giusto interesse. Occorre intraprendere dei tavoli operativi ai quali devono necessariamente partecipare le parti interessate, che possono prevedere delle soluzioni a breve termine. Inaccettabile che vi sono delle scuole che manifestano problematiche per anni senza ricevere soluzione. Occorre una sinergia tra uffici. Inoltre è presente una giunta, un assessore che hanno il ruolo di risolvere i problemi. Come consiglieri, semmai si ha il ruolo di sensibilizzare, di affrontare, di comprendere, di fare tutto quello che si può per supportare, ma non si ha certo la potestà di risolvere. Il consigliere Alleori, al netto dell'intervento della vicepreside e della direzione tecnica, che sono in contrapposizione, sottolinea il fatto grave che dopo 2 anni non si è risolto il problema e non si è trovata la causa. Ribadisce che occorre darsi un metodo di lavoro in commissione affinché le stesse possano essere produttive. Concorda con una maggiore presenza dell'assessore competente. La preside chiede alla direzione tecnica in cosa consiste, la presidente chiede alla direzione tecnica in cosa consiste la bonifica in termini di tempi e modalità di intervento. La direzione tecnica precisa che il loro intervento ha come fine ultimo la risoluzione delle problematiche dal momento che il distacco avviene per un maggiore assorbimento di corrente. Non si può procedere con un aumento, ma con documenti presentati all'attenzione dei dirigenti che dovranno anche autorizzare un aumento di fondi per l'aumento di corrente. Il consigliere Alleori ritiene che occorre verificare e monitorare l'accensione degli elementi che scaturiscono il sovraccarico. Si apre ampio dibattito. Al termine del dibattito la presidente aggiorna la seduta, ringrazia e congeda gli ospiti. Tra varie ed eventuali
Il consigliere Sotillo chiede di ricevere aggiornamenti da parte degli uffici in merito alla riattivazione del gas alla scuola dei Pinetti. La Presidente ricorda che sicuramente seguiranno aggiornamenti in merito. Non essendoci altri argomenti da trattare, alle 12.20 la Presidente dichiara chiusa la seduta. La segretaria verbalizzante, firmato Carmen Giglio, la Presidente Francesca Romana Vecchio. Allora, per me non ci sono modifiche da fare, quindi se per gli altri va bene possiamo approvare il verbale. Per me va bene. Ok. Ok, grazie. Allora, io direi passiamo subito al prossimo punto, poi dopo facciamo una pausa dopo questo punto. Noi abbiamo la risoluzione sul patto per la lettura che abbiamo già iniziato a vedere la scorsa settimana. E Carmen, non so se puoi condividere sullo schermo quella che abbiamo protocollato. Sì, vado a cercarla. Solo perché non mi si apre. Sì. Eccola qua. Sta nel tuo algoritmo. Così si riesce a vedere, è abbastanza chiaro o la devo ingrandire? No, si vede. Ok. Allora, rispetto alla scorsa settimana, abbiamo aggiunto un punto nell'impegna. Fatemi sapere, ditemi se siete d'accordo. Carmen, puoi andare un po' giù? Ok, c'è scritto, vabbè, il punto è a istituire un tavolo permanente per un patto municipale per la lettura tramite un protocollo d'intesa con i soggetti pubblici e privati che vorranno aderire come librerie, biblioteche, scuole di ordine e grado, università, associazioni, teatri, case editrici, libere imprese, già firmatari del patto di Roma Capitale, ad aggiornare la Commissione Cultura sull'andamento dei lavori del tavolo e sui risultati raggiunti con il patto. Quindi si chiede di, cioè diciamo è come se prendessimo un impegno per continuare a vedere l'evoluzione del patto.
Poi cos'altro c'è di nuovo? Non mi sembra che ci siano altre cose nuove. E sono arrivate delle modifiche. Consigliere Bellassai, tu avevi fatto delle modifiche. Prego, vai. Sì, Presidente. Allora, se volete le metto a video e le condividiamo, insomma, le leggo. Sì, va bene. Ok, quindi Carmen, metto io la condivisione. Sì, ok. Lo vedete? No, fondamentalmente io ho cercato di inserire dei riferimenti ad atti ufficiali e anche qualche elemento riguardante le statistiche sulla lettura, perché mi sembra giusto che questo tipo di proposte, insomma, siano supportate anche da dati e comunque anche da riferimenti, lasciatemi dire, iniziative normative o riferimenti normativi quando possibile. Ho pensato che potesse essere utile, scusatemi, potesse essere utile intanto esordire facendo riferimento alla giornata della lettura, che è il 24 marzo. Quindi, come primo punto, ho inserito questo richiamo: al 24 marzo di ogni anno si celebra la giornata nazionale per la promozione della lettura, istituita come decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera. Poi qui ho scritto un'attività che nel nostro paese purtroppo per molti anni ha registrato trend negativi. Poi ho scritto questo dato Istat, che è quello sulla lettura, qui si riferisce a dal 2020, quindi in realtà non è aggiornatissimo, ma ho verificato che il dato continua a essere questo. Quindi dal 2020 i dati Istat sulla promozione della lettura in Italia fotografano un lieve miglioramento, i lettori di 6 anni e più sono il 41,4%, più 1,4%. Ancora dati percentuali, la quota più alta continua a essere quella dei giovani. Mi sembrava interessante notare che, contrariamente a quanto viene detto, generalmente i giovani leggono più dei grandi. E quindi riporto i dati relativi ai giovani e ai dati di lettura. Però riporto anche che, nonostante questo dato, in questa fascia di età i lettori sono diminuiti negli ultimi 10 anni di 6,8 punti percentuali. Quindi a dire che comunque il trend di lettura è sempre in calo, è costantemente in calo. Poi qui ho portato in alto il riferimento alla delibera della Giunta Capitolina, che invece nell'altra versione veniva molto dopo, perché mi sembra giusto dire subito che c'è un'iniziativa capitolina alla quale noi ci agganciamo. Anche questa del commissario straordinario dell'istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali era un riferimento che c'era già, ho soltanto portato in alto i dati di fatto, visto che siamo nel premesso. Il patto per la lettura di Roma Capitale è aperto all'adesione invece che all'esistenza di articolazioni municipali, questo anche c'era. Con il patto si avvia una rete di collaborazione, questo l'ho soltanto riportato. Lo Stato e altri enti pubblici l'ho riportato. Questo è il municipio 9 promuove 9 da leggere, l'ho portato nella parte, diciamo, relativa ai riferimenti, quindi nel premesso, perché mi sembrava che fosse più logico. Poi dal considerato che diventa, cioè, riporto praticamente i punti che c'erano già, non mi pare di aver fatto modifiche così a occhio, forse qualche parola, ma non lo so, non mi pare. Ho inserito questo punto, dunque, ecco, dopo le famiglie a basso reddito, il punto 3, dal punto 4, 5 e 6 ho inserito dei riferimenti al punto 5 e il punto 6, alla lettura precoce, perché mi sembrava un dato interessante che ci riguarda anche molto, visto che le scuole di cui ci occupiamo noi sono scuole dell'infanzia, riportare un dato che parlasse della lettura precoce, che è un fatto culturale abbastanza assente in termini proprio di consapevolezza nelle famiglie, perlomeno io non l'ho mai saputo quando avevo dei bambini piccoli, ma mi pare che sia abbastanza generalizzato.
il fatto che leggere libri ai bambini anche addirittura prima della nascita sia fondamentale proprio per la salute e per lo sviluppo cognitivo dei bambini. Cognitivo, emotivo e relazionale. Qui riporto un'iniziativa, visto che l'Italia una volta tanto era avanti, nel 1999 sviluppò un proprio programma di promozione della lettura in età prescolare. E riporto gli elementi relativi a questo programma. E quindi dico, mi aggancio a questi dati dicendo per questa ragione la scuola dell'infanzia può svolgere un grande lavoro perché avvicina i bambini all'oggetto libro sì, dai primi anni di vita. E questo c'era già, ho soltanto modificato il paragrafo e ci ho inserito appunto questo collegamento con la lettura precoce. Questo c'era, le scuole di ogni ordine e grado spesso non trovano, vabbè, ho cambiato le parole, ma insomma trovano interlocutori a cui rivolgersi. Lo Stato, questo l'ho riportato, è da cancellare perché l'ho riportato sopra, il Municipio 9 è riportato sopra. Per favorirne la diffusione, molti comuni negli ultimi anni hanno firmato un patto per la lettura. Questo c'era, tra i fini dei patti per la lettura c'è quello di portare l'abitudine alla lettura a chi ha meno strumenti per raggiungerla, perciò si programmano iniziative in penitenziari, ospedali, strutture, eccetera, eccetera. Ciascuno dei sottoscrittori, questo è invariato, anche se cambia la posizione ovviamente nell'atto perché è un po' cambiato l'ordine. Con un patto si diffondono forme innovative di lettura come l'ipertesto. Questo francamente non ho capito esattamente cosa vuol dire, perché l'ipertesto è un richiamo, per quanto ne so io, ma ne possiamo parlare dopo, è un richiamo di una parte di testo che ti riporta un link sostanzialmente. Però insomma, magari ne parliamo dopo se la Presidente mi fa capire che intendiamo dire, le sono grato. Poi insegnare a riservare del tempo durante la propria giornata dedicata alla lettura, aiutare i potenziali fruitori, questo c'era già, ripeto, sono proposte di parole, ma non sono proposte, il concetto rimane quello. I patti l'ho sdoppiato, ma c'era già, nascono anche per monitorare, analizzare, attraverso specifici corsi di formazione frequentabili anche da insegnanti ed educatori, permettono di conoscere, questo è un paragrafo che c'era già, cambiano solo poche parole. Le fiere e i festival territoriali c'era. Queste iniziative, tutte quelle dette sopra, avvicinano i lettori alla lettura dei classici, ma anche delle opere di scrittori emergenti, per cui l'incontro potrà essere di ispirazione sia per gli uni che per gli altri. E poi, acquisito il parere, non l'ho toccato, ho cambiato semplicemente un po' la prima parte dell'impegno. Dico subito che sono molto d'accordo sulla modifica che è stata proposta oggi, perché mi sembra che sia opportuna il fatto che la commissione scuola venga tenuta aggiornata. Quindi a istituire un tavolo permanente per un patto per la lettura finalizzato a definire un protocollo d'intesa, perché è quello lo scopo del tavolo, evidentemente, cioè questo protocollo ancora non c'è, con i soggetti pubblici e privati presenti nel nono municipio che vorranno aderire come librerie, biblioteche, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la mia proposta, ho cercato di fare un documento a mio modo di vedere un po' più strutturato e quindi ve la metto a disposizione, insomma, laddove la riteniate utile. Sì, un attimo che lo prendo, eh. Allora, è giusto mettere un po' in ordine i vari paragrafi, nel senso che nel premesso ci possono stare i riferimenti normativi, cioè più in ordine perché magari noi nella versione precedente li avevamo messi alla fine. Comunque. L'excursus sull'andamento della lettura, diciamo che forse è un po' troppo lungo perché il fine del patto non è solo aumentare la lettura, ma anche per quel che c'è già di lettura, creare delle buone pratiche. Quindi, innanzitutto il fine è dare un regolamento, no? Stabilizzare i rapporti tra i soggetti pubblici e privati che stanno nel municipio. Quindi qualcosa sull'andamento della lettura possiamo metterlo comunque.
E poi vabbè, a parte i vari riferimenti, 9 da leggere lo lasciamo, anche perché 9 da leggere andava messo secondo me, ma non bisognava soffermarsi troppo su 9 da leggere, perché come abbiamo già detto nelle scorse commissioni, l'istituzione di questo patto non è una cosa a sé stante, non modifica 9 da leggere, non è la stessa cosa. E poi? Ma poi ci sono un po' di parole, voglio dire, in paragrafi che esistevano già. Sì, cioè, un attimo. Considerato che... Sì, sto leggendo, quindi... Allora, poi c'è questa cosa, l'Italia, punto 6, del considerato sì, che l'Italia è stato uno dei primi paesi nel 99 a sviluppare un proprio programma di promozione della lettura in età prescolare, grazie ai molteplici iniziative condotte dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Molti genitori oggi sono consapevoli che leggere ad alta voce ai bambini sin dalle primissime settimane di vita rappresenta una buona pratica che ne sviluppa le abilità linguistiche future e in generale contribuisce al raggiungimento di uno stato di benessere psicofisico. Numerosi studi... riferimento alla buona pratica, per quello... Sì, numerosi studi scientifici attestano come gli stimoli ricevuti nei primi 5 anni di vita del bambino siano fondamentali nella creazione della rete neurale e nello sviluppo del cervello. Questo è molto vero, nel senso che è vero che la lettura già durante la gravidanza è come se non solo aiutasse a stabilire un rapporto, ma insegna... dà anche le basi della lingua a livello proprio di cantilena, di quello che si sente, insomma. E, sì, è come per la musica. Sì. E questa cosa qua si collega con il punto 7, la scuola dell'infanzia può svolgere un grande lavoro perché avvicina i bambini con gli albi illustrati. Sì, esatto. Ok. Sì, vabbè, queste cose del principio di reale collaborazione per la promozione della lettura lo mettiamo prima, anziché alla fine del premesso, quindi va bene. Molti comuni hanno firmato un patto per la lettura. Sì. Ok, questo qua va bene. Allora, la cosa dell'ipertesto. Forse è sbagliato scrivere forme innovative di lettura, nel senso che l'ipertesto è una componente che fa parte della lettura, però non è una, cioè non penso sia una forma di lettura innovativa, quindi questo qui possiamo cambiarlo. Sì. Nel senso, l'ipertesto, che io sappia, è nella lettura elettronica, è un richiamo, è un link, no? Ma in realtà l'ipertesto c'è anche nella lettura non elettronica, nella lettura cartacea, per il semplice motivo che è molto più semplice di quanto immaginiamo. L'ipertesto nella lettura cartacea corrisponde a quando c'è un numerino sopra la parola e sotto, a fine della pagina, c'è scritto a cosa rimanda. Quindi l'ipertesto ecco, è quello. Un richiamo, okay. Nella versione cartacea sarebbe quello. Sarebbe la nota. Poi... Okay, poi okay. Insegnare a riservare un tempo durante, vabbè, questo c'era già. Con un patto si diffondono forme innovative, vabbè, questo l'abbiamo letto. I patti nascono per monitorare e analizzare i dati statistici sulla lettura. I sottoscrittori si riuniscono per valutare l'efficacia che i loro progetti hanno avuto nel tempo per mezzo di indicatori con cui si esaminano gli impatti attraverso specifici corsi di formazione frequentabili anche da insegnanti e educatori. Permettono di conoscere le professioni del libro, librai, editori, scrittori, bibliotecari. Sì, nel senso, invece, per i quali ci saranno corsi di formazione, sembrava più logico dire attraverso specifici corsi di formazione, i patti attraverso corsi di formazione. Il fatto è che i patti prevedono, possono anche prevedere dei corsi di formazione. Quindi non è detto che si facciano. No, è una cosa, è una possibilità questa. Allora si può invertire. Posso eliminare questa rifiuta inserimento e rimetto questo qua.
Ah no, scusa, sbagliato. Chiude eliminazione, ecco qua. E il fatto è anche che non è detto che i corsi di formazione, cioè le professioni del libro vengono conosciute al di là dei corsi di formazione, tramite un patto comunque si fa luce su di loro, quindi non lo so, questo forse va un po'... L'ho girato, non so se vedi, cioè ho rimesso... Permettono di conoscere la professione del libro, cioè l'ho rimesso come era prima. Non sei in condivisione in questo momento. Ah, allora condivido, aspetta. L'ho rimesso come era prima, vedi? Permettono di conoscere... che palle. Permettono di conoscere... Le professioni del libro, librai, editori, scrittori, bibliotecari, traduttori, per i quali ci saranno corsi di formazione frequentabili anche da insegnanti ed educatori, come era prima. Sì, sono due cose un po' diverse, nel senso... Infatti io per quello l'avevo cambiato, nel senso che l'avevo messo così, no? Però non so. Gino, tu hai alzato la mano, vai. Sì, Presidente, no, volevo ricordare, volevo fare una considerazione del fatto che se vengono inserite tutte queste modifiche chieste dal consigliere Bellassai, oggi non si può votare la risoluzione perché deve essere riprotocollata. Chiedo conferma anche alla verbalizzante di questa cosa, grazie. Certo, ovviamente se vengono apposte delle modifiche bisogna riprotocollare tutto. Sì, no, ma chiaro. E tra l'altro credo che debba essere anche di nuovo assegnata dal Presidente del Consiglio. Ovviamente sì. Questa è una cosa veramente paradossale, se mi permettete. Io non so, dovremmo provare a cambiare il regolamento. Cioè una commissione discute un documento che ha creato lei, lo modifica e non può, deve riprendere il processo dall'inizio. Non si capisce perché. Comunque, vabbè. Sì, sono cioè, d'accordo. Allunga i tempi di lavoro delle commissioni in una maniera pazzesca. Se uno cambia una parola, deve rifare il processo da capo. Oh. Vabbè. Sì, era più comodo prima. Infatti speriamo che cambieranno le cose, però non è che non possiamo andare contro le regole. No. E... Vabbè, del resto l'altra... io ho proposto le modifiche perché l'altra volta avevamo detto che non è che fosse una cosa da fare in fretta, per cui... Insomma, mi sembrava, siccome mi sembra una cosa molto importante da fare, un atto molto, molto opportuno, ecco. È un provvedimento molto opportuno. No, grazie a Dio comunque non abbiamo fretta, nel senso che non abbiamo termini, quindi sarebbe meglio farlo prima perché noi ci siamo detti che nelle scorse commissioni che sarebbe bene partire già da settembre, però comunque per una settimana... Non sarà un problema. Se lo approviamo questa settimana, la prossima settimana lo votiamo in apertura e via. Francesca, scusa se interrompo. Proponi al presidente Baiocchi, che è presidente della commissione regolamento, di affrontare questo problema, perché sennò, come sostiene il consigliere Bellassai, se si viene, se vengono fatte delle modifiche, poi necessariamente si perde del tempo, anche se nel caso specifico di oggi non c'è problema perché non c'è fretta, però ogni volta che poi viene modificato un atto, necessariamente, come sappiamo, deve essere protocollato e diciamo che l'iter riparte da capo. Grazie. Allora sì, stavo per chiedere alla consigliera Pasetti perché fa parte della commissione, non so se in commissione loro già hanno iniziato a ragionarci. Prego. Sì, Francesca. Allora, ne abbiamo parlato diffusamente di questo problema. Abbiamo apportato delle modifiche al regolamento municipale di questo genere ed altro, ma Guastella su questo è stato irremovibile. Quindi esiste una nota già anche protocollata mesi fa, per cui il procedimento è questo. Abbiamo cercato di evitare alcune piccole cose, ma purtroppo ogni modifica a un atto giuridico equivale a un altro atto. E quindi va riprotocollato e il procedimento va rifatto di nuovo. Chiaramente tutti ci stiamo adeguando nelle commissioni, anche se è più lungo. Ovviamente in questo caso credo che non essendoci fretta, si possa tranquillamente riprotocollare e votare la prossima volta. Grazie.
magari come primo atto. Comunque la bilancia ha già affrontato questo argomento mesi fa. Grazie. Sì, l'unica cosa che mi viene in mente, non so se è possibile magari protocollarlo dopo che è stato approvato, cioè come se noi oggi... Allora, guarda, ti spiego come funziona, vi spiego un attimo. Quello che noi stiamo facendo oggi è una discussione su un atto che non è ancora una risoluzione, è una proposta di risoluzione che noi stiamo elaborando. Quindi non è una risoluzione pronta, anche se viene dalla stessa commissione, ma se anche venisse dall'esterno sarebbe la stessa cosa. Quindi in realtà, d'accordo con il appunto con il dottor Guastella, abbiamo convenuto che fino a che un atto non sia formalmente pronto, quindi con tutte le modifiche effettuate, quindi dove ci sia appunto condivisione nell'atto, questo non si può chiamare risoluzione, si chiamerà sempre proposta di risoluzione. Solo nel momento in cui viene protocollato acquista valore di risoluzione. Se poi intervengono delle ulteriori modifiche, va riprotocollato, non ci so, perché diventa un nuovo atto, anche una parola diversa, ma questo per il codice civile equivale a un nuovo atto, quindi proprio non si può. Molte volte è capitato che siano state portate delle proposte in commissione, che siano state lavorate, ma che non si sono potute votare perché mancava il protocollo, quindi si rimanda sempre a una data successiva. Quindi, se ho capito bene, noi dovremmo, sì, nelle commissioni noi dovremmo lavorare gli atti senza protocollarli finché non sono diciamo definitivi. No, si deve protocollare, si presenta una proposta di risoluzione, cambia soltanto la formalmente all'interno titolo. Della commissione, all'interno della commissione, invece di protocollare un atto e poi modificarlo e quindi riprotocollarlo. Noi possiamo lavorarlo senza protocollarlo e poi esatto, lo mandiamo a protocollo. Questo intendevo dire. Sì. Okay. Vabbè. Però se come ci stai dicendo tu oggi, Laura, significa che in questa nota che è arrivata rispetto alla quale siamo irremovibili, c'è scritto esplicitamente che una proposta di risoluzione non è votabile, che sono votabili solo le risoluzioni, no, quindi protocollate. Sì, esatto. Non possiamo votarla oggi questa, dobbiamo per forza protocollarla e mandarla alla prossima seduta. Magari, come dice giustamente il consigliere Bellassai, sarà la prima all'apertura dei lavori. Sarà il primo punto dopo i verbali. Si vota subito senza rileggerla. Sì. Tanto la conosciamo, è questa. Esatto. L'abbiamo ascoltata, si protocolla e la prossima volta si vota direttamente. Sì, io questo l'avevo messo in conto e purtroppo già dagli inizi ne parlammo. Non penso che ne avessimo mai parlato in questa commissione, però comunque quando fu introdotta questa novità ne parlammo. E molti erano in disaccordo, però... Eh sì, Francesca, lo so, me lo ricordo benissimo. Io stessa purtroppo ho avuto un problema in pari opportunità con un atto che era arrivato non protocollato e non si è potuto votare, e in quell'occasione sono stata io purtroppo a dover dire che non si poteva fare, insomma, quindi lo ricordo bene. Però la procedura è questa, ecco, se si conosce ci si uniforma, si prendono i giusti tempi, per cui a maggior ragione in questo caso l'importanza di questa risoluzione e il lavoro di Fulvio Bellassai merita comunque un'altra seduta con un protocollo e una votazione la prossima volta, subito. Cioè non ci sono alternative, la procedura è chiarissima. Poi non so se c'è la nota, magari la ritrovo, la mando alla commissione così ve la leggete. Poi mi sa, sì, tu Francesca la conosci già. Io lo sapevo, ma non ho, cioè letteralmente non so cosa ci sia scritto all'interno della nota, però eravamo preparati, lo sapevamo. Sì, no. Purtroppo qualunque atto che viene modificato deve essere protocollato, quindi sia che sia un atto già redatto, quindi già protocollato, che sia una proposta, va protocollato prima della votazione. Deve assumere valore di legge, è l'unico modo che abbiamo per fargli assumere valore di legge è il protocollo, che gli dà una formalità, quello è l'atto numero protocollo, quindi è una questione proprio di forma, ma come in tutte le cose del diritto civile, dove gli atti devono per avere valore di legge devono avere una forma oltre che una sostanza, e quindi il protocollo assume valore di forma per questo atto.
L'importante è che non ci sia urgenza, ecco, perché poi magari... No, nel caso specifico, infatti, ma in generale può essere un problema. Può essere un problema, lo so, è capitato, mi è capitato anche più di una volta, insomma. Sì, sì, lo so. So che anche Marco Muropes ha proposto parecchie modifiche. I 20 giorni, 30 giorni, tutta quella storia lì. Sì, sì, esatto, sono queste. Entro 5 giorni, poi 20 giorni, entro un mese. Ma questo è stato fatto anche per evitare che ci siano tempi non noti, cioè per evitare per esempio che un atto possa essere portato per esempio sotto data, perché si sa che ha una scadenza definita, venga portato alla commissione prima e quindi non c'è modo neanche di lavorarci o di rifletterci come abbiamo fatto questa settimana, come Fulvio tu hai fatto questa settimana producendo quell'ottimo lavoro. Se una risoluzione arriva sotto data perché ha una scadenza precisa, non c'è modo di fare tutto questo. Certo. Questo invece ci consente di avere dei tempi lunghi, certi e definiti, purché sia entro un mese, per cui questa risoluzione avrà i tempi giusti per essere protocollata e inviata in consiglio. Ok. Ok, Manuel, hai alzato la mano. Sì, grazie. Volevo soltanto contribuire a questo dibattito dicendo che capisco tutto, ma non lo accetto, nel senso che la protocollazione sicuramente è un elemento che serve per una sua formalità, eccetera. Il problema è un problema unicamente regolamentare del regolamento del municipio, che può essere modificato, anzi deve e dovrebbe essere modificato. L'abbiamo fatto. L'abbiamo già fatto. Perdonatemi, io ve lo dico proprio con tutta la simpatia di cui sono capace. Avete modificato male, perché non ci sarebbe stato nessun tipo di problema. No, ve lo spiego facilmente. Non ci sarebbe stato alcun tipo di problema nel permettere che le approvazioni che la protocollazione di un atto unicamente prodotto in commissione, quindi non parliamo degli atti prodotti dai singoli gruppi e dai singoli consiglieri, avvenisse la protocollazione successivamente alla sua deliberazione in commissione. Questa cosa non compromette alcunché, perché se c'è una formula regolamentare per cui un atto si può presentare e sottoporre al voto, la protocollazione diventa soltanto una, come dire, fotografia dell'atto così com'è, che non può e non deve essere modificato da quel momento in poi. È chiaro che se le commissioni hanno il ruolo di svolgere attività preliminari e di supporto rispetto all'attività principale che viene fatta all'interno del Consiglio, che è quella deliberativa, allora non c'è nessun tipo di problema nel riconoscere che quando si produce un atto in commissione nell'esercizio delle proprie funzioni, questa cosa possa essere fatta tranquillamente, che la protocollazione possa essere, come dire, il sigillo che viene messo sull'atto che a quel punto ha ricevuto una investitura da un voto. Stop, non c'è altro da svelare, anche perché nel momento in cui arriva in commissione, per passare deve essere votato, quindi tutti i soggetti interessati si devono esprimere. In carenza di questo non viene prodotto. E la vera e propria approvazione c'è in consiglio, quindi in un momento comunque successivo, che è il vero momento in cui si può fare emendamenti, pareri vari e tutto il resto. Quindi le commissioni di per sé non sono un organo deliberativo, sono strumentali alla deliberazione che avviene in consiglio. Quindi se si introducesse questa semplice quanto evidente e necessaria modifica, tutta questa roba che sembra le camere parallele del nostro Parlamento si eviterebbe. Purtroppo, Manuel, ci abbiamo lavorato, ci abbiamo provato, ci abbiamo pensato tanto, ma non è possibile. Non è stato possibile perché comunque gli uffici hanno manifestato una necessità di... Probabilmente questo attribuisce anche maggiore valore alle commissioni, però consentimi, perché comunque il lavoro... È proprio un errore interpretativo. Perché esatto. non c'è scritto da nessuna parte che il protocollo sia necessario. E vi faccio un esempio: un emendamento in consiglio prevede un protocollo? No. Certamente no. Un ordine del giorno collegato presentato fuori sacco prevede un protocollo? No. Ma il non protocollo basta. Serve soltanto a fissare un numero e l'integrità di un documento. Non è strumentale la sua votazione. Una nota, quando viene prodotta, che viene protocollata prima di essere firmata? No, viene protocollata. Anzi, viene prima firmata e poi protocollata.
Quindi è una ricostruzione, perdonatemi, completamente arbitraria. Direi ineccepibile. È un'interpretazione comunque, hai detto bene tu, è una questione interpretativa. E dato che il regolamento... ho capito, però visto che abbiamo dei fulgidi esempi di interpretazioni come le note che vengono dal segretario generale, a tal talmente tanto potenti da essere quasi emendative rispetto alla legge nazionale, quindi sono novative, io sono d'accordo con tutte le chiavi interpretative purché rispettino la legge, perché se poi ci inventiamo di sana pianta, allora superiamo i processi deliberativi, quelli veri. Guarda, un problema simile lo avremo con gli atti che portiamo in consiglio che non sono ancora passati dalla giunta, hai visto che anche l'altro giorno, no? Ci sono degli atti che vengono in consiglio che però non hanno ancora il parere della giunta, anche in quel caso, anche se fino ad ora stiamo lavorando con, lo darà dopo, l'altro giorno abbiamo chiesto l'intervento dell'assessore, proprio perché lo darà dopo non è previsto dal regolamento. Quindi insomma, volendo sistemare le cose da ogni punto di vista, ci sono tante cose che probabilmente andrebbero riviste, come quella dell'altro giorno che si è verificata. Però se questo argomento è stato vagliato e rivagliato durante mesi, credimi, non giorni, mesi, è passato agli uffici e poi è arrivata la nota che dice no, deve essere questa la procedura, ma la procedura è questa. Possiamo sentire, cioè, se noi abbiamo bisogno di un'interpretazione autentica, senz'altro credo potremmo sentire il segretariato, questo sì, ma io questo lo voglio anche proporre alla commissione venerdì, giovedì, quando sarà. Per cui se abbiamo bisogno di avere un'interpretazione autentica che poi ci aiuterebbe vedendo cosa fanno anche negli altri municipi, io credo che noi questo lo possiamo fare, lo possiamo chiedere. Però ecco, attualmente è così, non è, è capitato tantissime volte. Attualmente bisogna fare una doppia protocollazione, un appesantimento incredibile della burocrazia, ovviamente, invece di snellirla noi tendiamo a aumentarla, però ecco, io che devo dire, per il momento è così. Cioè diciamo oggi è così, poi se vogliamo proporre qualcosa da domani in poi si potrà fare senz'altro, ecco. Sì, se lo ritieni opportuno, se vuoi proporre alla commissione, sì. Insomma. No, hai ragione Manuel, è una cosa giusta quella di dire, sentiamo però, vediamo se c'è un'interpretazione autentica, no? Per cui vediamo se si riesce ad avere una chiarezza definitiva, a quel punto ci adegueremo. Lo propongo alla commissione bilancio. Sì. Ok, qualcuno ha qualcos'altro da dire? No, sulla disputa relativa alla modalità di approvazione, no, io sono d'accordo con il consigliere Gagliardi, nel senso che voglio dire, cioè, mi sembrano interpretazioni suscettibili di sollevare qualche dubbio. Poi, insomma, bisognerebbe fare la piccola rivoluzione, sarebbe anche quella di non cedere ai processi che si sono sempre utilizzati magari, ma che rallentano enormemente i lavori. Quindi, e comunque prima del protocollo sono d'accordo, si dovrebbe poter fare qualunque cosa. La commissione crea un documento, lo discute, lo modifica, lo fa, non vedo, e come giustamente diceva lui, noi approviamo atti che non vengono protocollati in diretta, quindi questo. Sull'atto in sé non so se vogliamo, non so come vogliamo procedere, mi pare che ci sia una discreta approvazione di come è stato modificato e andrebbe aggiunto il punto della... Sì, quello lì del coinvolgimento della commissione. No, l'unica posso cosa... Posso farlo io e finirlo, diciamo, confezionarlo nella forma finale, lo rimando dopo la seduta alla Presidente e lei lo riprotocolla, non so. L'unico punto che dobbiamo capire insieme se eliminarlo o se mantenerlo, sì, modificandolo, è quello del corso di formazione per gli insegnanti. Che sta... Ah, sì, i patti, il secondo, 14 sarebbe. No, più giù. Ah sì, 14, attraverso specifici corsi. Attraverso specifici corsi di formazione frequentabili anche da insegnanti ed educatori, sì, permettono
di conoscere le professioni del libro, librai, editori, scrittori, bibliotecari, traduttori. E o li togliamo tutti e due o li mettiamo divisi, quindi i patti permettono di conoscere le professioni del libro e dall'altra parte i patti prevedono anche specifici corsi di formazione. Forse è più semplice se... Aspetta che lo provo a fare in diretta. Dunque, i patti attraverso frequentabili insegnanti ed educatori, quindi permettono l'organizzazione, facilitano, possiamo dire, l'organizzazione di specifici corsi di formazione, così? Sì, di specifici corsi di formazione frequentabili anche da insegnanti ed educatori. Sì, stupendo. E poi permettono di conoscere le professioni del libro, libraio e traduttori. Sì, esatto. Vabbè, poi dopo lo cambio, anche se è così. Ok. Allora, tu questo documento qua, questa versione, rimandala. Sì, mi detti un attimo, scusa, per facilità, visto che ci siamo, 2 minuti. Mi detti la seconda frase dell'impegno? La seconda frase è... ad aggiornare la Commissione Cultura sull'andamento dei lavori del tavolo e sui risultati raggiunti con il patto. Allora, ad aggiornare la Commissione 1 Cultura, scusa, sulle... La Commissione Sesta Cultura. Scusa, Sesta, sì, sbagliato. Sesta Cultura su... Sull'andamento dei lavori del tavolo. Sì. E sui risultati raggiunti con il patto. Ok. Ok, allora. Allora, questo mandacelo che così poi facciamo le altre modifiche e lo protocolliamo. Vabbè. Per il resto, se non ci sono altri interventi, possiamo fare una pausa. Non so se ci sono già degli ospiti in sala d'attesa per il prossimo punto a cui vogliamo chiedere se hanno la privacy, se vogliono parlare. Francesca, la pausa di quanto, scusa? 10 minuti. Quindi interrompo la registrazione? Sì, grazie. Alle 10.35 la registrazione è in corso e procedo con l'appello. Vecchio Francesca Romana. Presente. Alle Origino. Presente. Bartolelli Giorgio. Signore Bartolelli, ci sente? Allora, eccomi, io ho appena girato la risposta, non so se vi è arrivata, quello che non mi apre il file, quindi non so come aiutare, mi dispiace che sta facendo perdere tempo, ma non so come... Scusi se la interrompo, magari quando lei interviene sospendiamo la registrazione e lei farà il suo intervento, ok? L'importante è che avrà la telecamera chiusa durante il corso della seduta. Mi perdoni. Ho detto, siccome non abbiamo ricevuto il consenso privacy, nel momento in cui lei dovrà fare l'intervento, io sospenderò la registrazione e lei farà il suo intervento. Le chiedo però cortesemente di mantenere la telecamera chiusa durante la seduta. Va benissimo, la ringrazio. A lei. Eravamo arrivati a Bella Sky, Fulvio. Presente. Gaia Di Manuel. Presente. Fasetti Laura. Consigliera Fasetti, ci sente? Totillo Antonio. Presente.
Perfetto. E, Presidente, prego, se vuole possiamo procedere con il punto. Ok, grazie. Allora, oggi parliamo nuovamente dell'Istituto Comprensivo Santi Savarino. Siamo andati personalmente all'istituto a fare un sopralluogo al plesso della scuola primaria. Era marzo, non mi ricordo esattamente il giorno, comunque è tutto a verbale. E durante questo sopralluogo abbiamo potuto constatare le criticità presenti attualmente nella scuola. In virtù di queste criticità, infatti, l'istituto è stato selezionato, come ci hanno detto anche gli uffici dal dipartimento, è stato selezionato per entrare nella prima fase del programma CIS, di efficientamento energetico delle scuole, efficientamento energetico e non solo. Sono state scelte, infatti, secondo il programma CIS, tre o quattro scuole a municipio per la prima fase, perché poi il programma CIS è diviso in tre fasi, e la Santi Savarino fa parte della prima fase, proprio perché è stato valutato che in base allo stato del plesso si meritava di entrare nella prima fase. Durante quella riunione di commissione, comunque, erano presenti anche i rappresentanti dei genitori, erano presenti anche gli uffici, e ci è stato detto che con la manutenzione ordinaria chiaramente il municipio non può intervenire di fronte alle criticità che ci sono adesso nella scuola, perché sono criticità per cui intervenire non risolverebbe il problema. Perciò abbiamo fatto una distinzione tra gli interventi previsti dal programma CIS e quelli invece che sarebbero avvenuti in estate grazie all'intervento del municipio. E eravamo rimasti che ci saremmo aggiornati nel mese di maggio, perché per capire appunto a che punto stavano i bandi di gara e quant'altro, e quindi a questo punto abbiamo riconvocato una commissione. E allora, innanzitutto chiedo agli ospiti, quando parlano, di specificare chi sono, di presentarsi per il verbale. E non so chi vuole intervenire per primo. Forse farei intervenire prima di tutto l'assessora, che ha in collegamento anche gli uffici con sé. Quindi Paola, se prego, sì, se sì, vuoi. Grazie Francesca. Ok, buongiorno. La interrompo un attimo. Signora Larda deve spegnere la telecamera perché io non ho il consenso privacy. Poi cortesemente, assessore, le chiedo, quando intervengono gli uffici della direzione tecnica, se lo fa presente in modo che io sospendo la registrazione. Certo, d'accordo, grazie. Grazie. Sì, sì. Comunque loro sono qui e quindi ascoltano, sì, chiaramente tutti gli interventi, sì, 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 e sì, quanto, sì, come si sta svolgendo, sì, la commissione. Allora, intanto va bene. Buongiorno a tutte, di nuovo a tutti. L'importante è che noi siamo qui e ci siamo abbastanza insieme in un percorso condiviso, perché dunque noi eravamo già consapevoli, chiaramente anche gli uffici, l'ufficio manutenzione edifici patrimonio e quindi scuole in primis, era già consapevole della situazione della Santi Savarino, che avevamo già visionato l'anno scorso. È chiaro che ed è per questo che è stata candidata da noi, dal municipio, non è che è stata scelta, diciamo, dall'esterno, è stata candidata da noi e proposta quindi per il CIS Scuole Verdi. No, lo dico perché è importante che l'intervento del municipio in questo percorso. Perché no, è chiaro, sì, che chiaramente Paola, io intendevo. No, lo dico perché dopo magari che gli uffici tecnici hanno fatto, non sanno il retro, sì, quanto quanto lavoro c'è stato precedentemente in queste candidature, e quindi il fatto che invece Santi Savarino ci sia e sia in pole position è anche
è soprattutto frutto di un lavoro appunto pregresso di questa amministrazione. Poi è chiaro, in concomitanza e in corrispondenza con tutto il lavoro dell'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Roma, dell'assessora Segnalini, che ci ha tenuto fortemente insomma a seguire tutta la procedura fino a questo punto. Ma poi su questo, se ci sono appunto, se c'è il dipartimento, ci sono i tecnici, non so, magari parleranno più dettagliatamente. E in merito invece alle esigenze della scuola, dei plessi, noi insieme all'ufficio tecnico appunto che sta qui e mi sente, che ha fatto un gran lavoro, possiamo garantire una manutenzione straordinaria finalizzata alla riapertura in sicurezza della scuola a settembre, che era un po' questa la missione che ci eravamo dati. Perché è chiaro, se c'è un intervento prossimo del CIS Scuole Verdi, va da sé che non possiamo fare un lavoro doppio, ecco, sarebbe non corretto e non, anche poco funzionale. E quindi noi faremo porzioni di copertura e porzioni di pavimentazione, quelle che sono risultate più ammalorate e quelle che impediscono poi la fruizione delle aule in particolare. E nel frattempo è stato fatto anche un lavoro sull'esterno, è stata fatta già la revisione della rete, del cancelletto di apertura, tutte le piccole cose però che cambiano sensibilmente la qualità poi della vita scolastica, no? Perché magari lì la rete è fatta bene, la staccionata è riparata e il cancello di apertura e chiusura facilitano molto sia la parte, insomma, sia la vita esterna della scuola, sia gli insegnanti che possono controllare meglio e gestire meglio i bambini. E poi questi insomma sono gli interventi fondamentali, poi magari ve li raccontano anche meglio tecnicamente se volete gli uffici. Il nostro intervento è questo, quindi mi sembrano delle cose che in poco tempo, e partiremo a circa luglio, a metà luglio, per quest'estate, sicuramente per settembre è pronto. E questo è quanto. Se vogliamo sentiamo subito gli uffici, che quindi possono intervenire, non so se chi è, mi sono sotto, detto se è l'architetto Sorianello, la posizione organizzativa, l'architetta Fiumelli e l'ingegner Vanin. Parla l'architetta Fiumelli. Relativi alle porzioni di copertura e pavimentazioni vengono fatte soltanto per le aule interdette? Non sicuramente Scusi, così almeno finisco. Sì, la domanda. Perché diciamo, al di là diciamo che ci sono sicuramente due aule che sono state interdette perché la situazione era veramente drammatica, però nel piano superiore ci sono altre aule impattate dalle infiltrazioni. E onde evitare che ovviamente poi anche lì diventa drammatica, vorrevo capire se potevate anche diciamo sistemare parzialmente anche quelle zone che sono impattate, non solo le aule ma anche tutti i vari corridoi e androni dove comunque i bambini sostano, dove comunque i bambini passano, dove comunque si creano infiltrazioni e soprattutto si creano muffe. Quindi volevo un attimo capire se riuscivamo almeno a tamponare, perché ho capito che è soltanto un'attività e un'azione di tamponamento, di un intervento di tamponamento, però le zone dove ci sono le infiltrazioni, e cioè ci piove dentro, dove piove dentro la scuola. Sì. Guardi, in realtà nell'appalto sono state proprio individuate tutte le varie zone in cui c'è proprio la perdita. Chiaramente, come dicevo, del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo via Santi Savarino, e ringrazio di nuovo tutti per l'attenzione che state dedicando alla nostra scuola. Io mi voglio riallacciare a quanto diceva Lina Murro. E il problema della scuola purtroppo ormai non è più solo specifico di quelle aule. C'è un'aula addirittura dove l'infiltrazione dell'acqua entra nelle lampade e questa classe non può fare lezioni in aula nel momento in cui piove, perché purtroppo si crea un cortocircuito e quindi è costretta ad andare nella biblioteca. Ci sono infiltrazioni nella mensa, nella palestra,
in tutte le aree comuni. Io vi ringrazio per l'attenzione e per i lavori che farete quest'estate, diciamo, di risarcitura, però vi chiederei la possibilità di ampliare lo sguardo, come dire. Purtroppo la scuola non è solo in quelle due aule che è interdetta, la scuola, il primo piano, è completamente in ogni aula, ci sono più o meno infiltrazioni, però è, il lastrico solare è completamente ammalorato. Io non so, a settembre, cioè purtroppo non viviamo più delle stagioni, diciamo, dove piove più o meno, ormai piove praticamente in tutte le stagioni, non so quanto tempo ancora la scuola reggerà questo. Peraltro ci sono parecchi genitori che lamentano le muffe, parecchi genitori che segnalano la problematica delle muffe e dell'allergia, quindi io, ecco, mi sento di chiedere una maggiore attenzione e possibilmente in quest'estate di risolvere il più possibile. Perché anche per esempio le rande, cioè la situazione della scuola, purtroppo col fatto che sono almeno 7 anni che vengono richiesti degli interventi e non vengono, purtroppo per varie motivazioni, effettuati, è un po' allo sbando e i genitori cominciano a lamentare una problematica e questo e ne consegue peraltro anche un calo delle iscrizioni, perché io so che ci sono tante persone che preferiscono iscrivere i figli nelle scuole nei quartieri nuovi anche per problemi strutturali. Vi ringrazio. Salve signora Bartoli, ascolti, l'avevamo detto poco fa, noi possiamo fare questo intervento ed è un intervento di manutenzione straordinaria, tra l'altro, dove abbiamo messo appunto dei fondi importanti per fare sia le aule, sia, come diceva l'architetta Fiumelli, sia porzioni anche di altre parti del ambienti della scuola stessa. Quindi è chiaro che noi l'abbiamo messa nel CIS proprio per i problemi che lei ha elencato, altrimenti non sarebbe stata neanche all'interno di quell'intervento, e consideri che se l'avessimo fatta noi, il cappotto termico non ci sarebbe stato, cioè le serrande l'avremmo fatte però magari con molto più sono molto dispendiose, perché poi l'edificio è grande, è praticamente tutto finestre, come sono tutte tantissime scuole fatte tutte negli anni 70 in tutta Roma, non soltanto lì, sono in tutta Roma, sono fatte così, e già quegli infissi e quelle serrande non si trovano più, quindi bisogna proprio cambiarle completamente facendo proprio un intervento enorme, ragion per cui sta dentro il CIS. Visto appunto che è tanto tempo che si chiede, che avete chiesto un intervento in merito, penso che sia ragionevole pensare a questo intervento da parte del municipio, parziale ma importante. Fare un pensiero, non lo considerate soltanto rattoppo, perché non è così, cioè sarà tant'è vero che lo facciamo non solo con l'ordinaria, ma lo facciamo con un intervento, con un impegno straordinario, che c'è differenza tra la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, dove c'è appunto un progetto, come ha spiegato adesso l'architetto Fiumelli. Quindi capisco una sorta di apprensione e di esigenza, però c'è la massima cura in questo tipo dell'intervento che faremo in estate. Però dobbiamo anche essere chiari che non è una promessa su tutto l'edificio, ma è parziale, in attesa l'anno successivo invece del CIS, che allora saranno infissi, cappotto termico, tutto il plesso solare, pannelli solari e quant'altro. Questo, insomma, mi sembra che dopo 7 anni ci sia, cioè, questa amministrazione ha mosso qualcosa di importante che fino adesso non era stato realizzato, e quindi per non essere pessimisti cerchiamo di vedere la parte buona dell'intervento e dell'operazione, dove dalla commissione, l'assessorato, tutto l'ufficio ci siamo tutti mossi, a partire anche già dall'anno scorso, quando c'era il dirigente Claudio, oddio, mi sbaglio, insomma, Fiumelli.
Finelli, sì, Claudio Finelli, che subito ci ha segnalato la questione dell'istituto comprensivo e del flesso in particolare, e quindi noi abbiamo attenzionato, piano piano abbiamo, come dire, siamo riusciti anche a individuare dei fondi necessari, perché non era scontato, chiaramente, visto che noi abbiamo 120 plessi scolastici in manutenzione ed è, insomma, tutti ereditati con grandi problematiche, quasi, quasi tutti, non dico tutti, quasi tutti ereditati con grandi problematiche. Quindi la realtà, cioè, proprio perché noi non vogliamo raccontare cose che poi non si mantengono, perché non è quella, non, nessuna buona politica può raccontare e promettere cose che poi non si fanno, è meglio essere coi piedi per terra e dire quello che realmente è nelle nostre possibilità, questo è nelle nostre possibilità e questo facciamo. Con appunto la visione e l'aspirazione alla realizzazione della scuola verde. Quindi vi ringrazio dell'intervento e, insomma, anzi, rimaniamo sempre in contatto anche con il consiglio d'istituto e con la dirigenza, proprio perché, insomma, abbiamo questa circolarità ormai di attenzione che penso che faccia un po' la differenza in questo istituto comprensivo. Grazie. Grazie a lei. Allora. Prima di dare la parola a Emanuela Rita Durante, mi sembra che l'ordine degli interventi sia questo. Volevo fare un chiarimento rispetto a quanto detto prima. Non volevo assolutamente intendere che l'inserimento della Santi Savarino nella prima fase sia una decisione arbitraria degli uffici. Volevo solamente, stavo facendo un discorso, mi sono spiegata male, stavo in qualche modo sottolineando come la situazione del plesso fosse chiara a tutti, fosse particolarmente grave, tant'è che lo stesso dipartimento ha riconosciuto le problematiche. Il discorso che stavo facendo era una cosa simile. Comunque, continuiamo con gli interventi degli ospiti. Prego, Emanuela Rita Durante. Buongiorno a tutti, io rappresento il dirigente Duratti in questa riunione, sono insegnante della scuola primaria nel plesso Santi Savarino e faccio parte anche del consiglio d'istituto. Allora, volevo chiedere una cosa, ho capito meno male quello che verrà fatto quest'estate. Per quanto riguarda i lavori successivi, quindi che riguardano questo programma CIS, volevo chiedere innanzitutto quando la tempistica, quindi per quando sono previsti, e se prevedono anche un intervento all'interno dell'edificio, perché comunque queste infiltrazioni d'acqua, io attualmente occupo una classe del piano superiore che è continuamente, diciamo, mettiamo secchi e stracci ogni volta che piove, quindi è una delle classi incriminate. E attualmente, da quando è iniziato un pochino il bel tempo, abbiamo purtroppo tutto l'intonaco che si sta sbriciolando. Quindi per terra abbiamo polvere continuamente. Quindi comunque le infiltrazioni d'acqua hanno creato dei danni, soprattutto nei punti di giuntura del soffitto. Queste sono polveri che tutti i giorni respirano i bambini, ma che respiriamo anche noi, insegnanti, quindi chi lavora all'interno della scuola. Quindi voglio capire, quando verrà fatto l'intervento più sostanzioso, diciamo così, è previsto anche un intervento all'interno, sempre di danni legati a un lastrico solare ormai, insomma, fatiscente. Ecco, questo volevo chiedere. La tempistica di questi lavori e se verrà dato un occhio anche dentro. Grazie. Nelle porzioni più ammalorate verranno date anche, diciamo, delle passate di vernice nuova, insomma, l'antimuffa, questo sì, sicuramente. No, non su tutto. Tempistiche di intervento. Ho capito luglio, ma non ho capito per quanto e in che fascia di luglio. Grazie.
Guarda, diciamo che con la procedura di gara stiamo a buon punto. La gara è stata fatta, il nome del nominativo dell'impresa c'è, sono passati 30 giorni per i controlli della documentazione, e abbiamo provveduto già a fare un'aggiudicazione provvisoria, quindi adesso si tratta di, diciamo, di fare tutta la parte dell'impegno fondi e della contrattualizzazione. No, era quella di prima, ok. Grazie. Ok, allora Teresa Narda vuole intervenire e dobbiamo interrompere la registrazione. E poi uno può dire no, questo non è sufficiente, però diciamo tutta la relazione c'è. Per il CIS Scuole Verdi, essendo Santi Savarino inserita nella prima fase, la prima fase sta andando in gara per la progettazione e l'esecuzione, perché il Comune di Roma sta facendo un accordo quadro, che non è il municipio veramente, noi parliamo di un accordo quadro, vuol dire su tutta Roma, perché non eseguiremo noi, ecco, forse questo non era chiaro, non eseguiremo noi né la progettazione né l'esecuzione dei lavori del CIS. Il lavoro del CIS è un lavoro centralizzato, perché erano fondi ministeriali del precedente governo che erano stati poi dati al Comune di Roma e anche poi in altre parti d'Italia. E quindi l'accordo quadro è del Comune di Roma e diciamo adesso andrà in gara per metà 10-15 giugno, un accordo quadro su progettazione ed esecuzione. Questo vuol dire che nei primi mesi del 2024 si potranno già effettuare i primi interventi nelle scuole appunto prioritarie di ogni municipio. Abbiamo chiesto chiaramente, perché essendo un lavoro che fanno altri, di mantenere però, cioè di andare di pari passo con l'attività didattica e con gli interventi, perché altrimenti se aspettiamo giugno prossimo si rimanda completamente di un anno. Invece diciamo si possono fare, perché tutto quello che riguarda l'esterno, per esempio il cappotto termico, la copertura, no? Che è la cosa secondo me, cioè secondo tutti noi, prioritaria, la copertura si può fare assolutamente durante l'attività didattica, perché non comporta né promiscuità né dentro fuori, quindi non c'è un passaggio ai cantieri dentro fuori, ma solo esterno. E tutto quello invece che riguarda, non so, la sostituzione della caldaia, dell'impianto termico, le finestre, gli serramenti, tutto questo si deve fare con i bambini che non sono a scuola, chiaramente, perché quello comporta o che devi spegnere l'impianto, che magari non funziona, fanno le prove, non, le finestre ancora di più, però per esempio anche tutta la parte del relamping, cioè dell'inserimento delle lampade nuove con il basso consumo, delle sostituzioni delle lampadine, cioè tutta quella roba lì si può fare anche durante l'inverno, diciamo durante l'esecuzione durante l'anno scolastico con i bambini. Quindi diciamo metà e metà si va avanti. Aspettiamo con ansia questi primi mesi del 2024 che danno in là a tutto il cantiere. Io, assessora, si può avere un elenco di tutti quelli che saranno i lavori che verranno eseguiti? Sì, si potrà avere, però si potrà avere quando il Comune di Roma ha completato la fase di gara e di progettazione. Allora lì magari già possiamo avere qualcosa di più veicolabile, ecco così. Anche ma no, parlavo per luglio, per i lavori di risarcimento. Per luglio, aspetti, risponde l'in... Guardi, per luglio, se volete appuntare, sono ancora porzioni di copertura e porzioni di pavimentazione relative agli spazi più ammalorati dell'edificio. Solo questo. Quindi non c'è un dettaglio, cioè non c'è un come posso dire, un progetto dettagliato. Avete chiesto un dettaglio degli interventi, quindi penso che non ci siano altri appunti da fare. Quindi se non ci sono altre domande possiamo chiudere il punto. Francesca Romana, mi scusi. No. Dalla sì. Scuola, i genitori della scuola hanno fatto una petizione per le infiltrazioni, no? Se vi ricordate. Ed era per questo che io chiedevo un dettaglio, anche perché siamo anche qui come rappresentanti dei genitori. Quindi noi vogliamo
che i genitori sappiano con precisione che cosa il municipio sta facendo per tranquillizzarli, e perché mi sembra corretto, so che è stata fatta una richiesta specifica e firmata. Quindi mi piacerebbe avere un dettaglio. È vero che sul CIS non possiamo averlo, però io credo che per gli interventi di luglio sarebbe opportuno avere un dettaglio preciso di quello che verrà fatto. Abbiamo capito le porzioni ammalorate, eccetera, però in realtà la scuola è tutta ammalorata, quindi diciamo significa tutto e significa niente quello che è stato detto in realtà, perché se uno dovesse pensare alle porzioni ammalorate, diciamo che è tutto, tutta scuola, perché in realtà piove anche nel piano terra. Quindi vi ringrazierei se questo fosse possibile, grazie. Non la sentiamo. Mi sentite, lunga. Carmen? Mi sentite? No, non si sente. Ecco, togli la telecamera. Allora, ho tolto il video, ora mi sentite? Sì. Stavo dicendo che possiamo scrivere una lettera di commissione, anche per mettere per iscritto quanto ci siamo detti in queste commissioni, in cui possiamo richiedere agli uffici formalmente cosa prevederanno gli interventi dell'estate. Quindi possiamo sollecitare una lettera. Grazie, così almeno rimane tutto per iscritto e voi avete. Grazie. Francesca Romano, sì, sarebbe proprio opportuno, perché noi comunque abbiamo fatto tutta una serie, diciamo, di comunicazioni via PEC, al di là della petizione inviata, ma anche a seguito del primo incontro che abbiamo avuto durante il sopralluogo. E è doveroso che, diciamo, il comune, gli uffici tecnici rispondano, diciamo, a quelle che sono le nostre richieste. Noi, come, diciamo, referenti tra virgolette della petizione, in particolar modo per quanto mi riguarda, possiamo sì fare ovviamente un breve sunto di quello che è stato anche oggi detto. Però è necessario che ci sia da parte del comune e degli uffici tecnici una risposta formale alle nostre comunicazioni formali. Noi ringraziamo ovviamente dello spazio e dell'attenzione che ci è stata, diciamo, rivolta in questo breve periodo. Però mi preme sottolineare che qui siamo, come già l'ho detto, la situazione non è oltre lo straordinarietà. Quindi se stiamo qui noi come genitori a sollevare tutta una serie di lamentele, è perché il degrado della scuola e l'ammaloramento della scuola è arrivato veramente a dei livelli di invivibilità, sia per gli alunni che per tutto il personale docente e non docente che lo abita. E non vogliamo ritrovarci, e mi auspico che quello che sto dicendo sia soltanto un mio brutto pensiero, che ci dobbiamo poi trovare di fronte a situazioni dove abbiamo dei bambini o dei docenti con un tasso di allergia maggiore rispetto a quello che è la media, o anche a situazioni di incidenti dovuti appunto a tutto quello che anche la maestra Durante ha detto, cioè il fatto delle polveri, che cade l'intonaco, delle mattonelle che cadono, e tutto quello che conviene quando il plesso praticamente è ormai ammalorato. E preghiamo soprattutto, e lo voglio ribadire visto che siamo anche in fase di registrazione, che il comune sia attenzione a quelle che sono anche le richieste di messa in sicurezza del plesso, perché appunto basta poco che un bambino esca veramente dal plesso e sulla sicurezza dei bambini dobbiamo prestare molta attenzione, perché poi ci sono anche delle situazioni che di fragilità, dove è ancora più complicato da gestire, ma anche, diciamo, la responsabilità non è giusto che se lo debbano necessariamente solo assumere poi i docenti o la scuola, visto e considerato che non abbiamo, diciamo, un plesso che ci garantisca una sicurezza dei bambini, soprattutto quando sono in giardino. Grazie. E allora, Teresa Narda voleva intervenire di nuovo?
quella mano alzata di prima. No, dico, posso accendere la telecamera perché ho paura sempre che io mi sono... Posso riapparire? Devo interrompere sempre la registrazione. No, non ti preoccupi. Ciao, no, vabbè, diciamo che... Venti da parte degli uffici. Vi saluto. Grazie. E niente, arrivederci. Grazie mille. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Ok, a questo punto passiamo al prossimo punto, all'esame posta. Carmen, abbiamo della posta nuova? No, Francesca, non ce n'è posta. Mi sentite? Sì, sì, ecco, mi stavo togliendo il muto. Va bene, allora, non so se ci sono altri interventi. E se no, possiamo... la commissione alle 11:40. Va bene. Perfetto, interrompo la registrazione.